mi scuso, prima ho interrotto un attimo perché mi è venuto spontaneo, cioè riguardo al problema se il turismo appunto sia troppo poco, sia giusto. Credo che qui a Firenze sentiamo particolarmente questo problema anche chiedevo a lui, ma il rapporto con le dimensioni del territorio, perché questo al di là dei numeri, delle presenze eccetera, per Firenze è fondamentale. Firenze è una città piccola naturalmente, quindi anche si va considerato anche questo, ecco, quindi mi scuso, la mia obiezione era questa. E quindi salterò anche il mio primo capitoletto che parlava un po' di numeri. Lasciamo perdere, cioè quante sono le presenze, perché c'è un balletto a Firenze di numeri e magari un giorno qualcuno di noi può fare una ricerca specifica su questo. Un balletto che va dai 2.600.000 che abbiamo sentito ora ai 18.400.000 di questa indagine con il cellulare, appunto. Quindi non ne parliamo. Parliamo della quantità in relazione anche alla qualità e specificamente della città di Firenze, nel caso mio specificamente sugli effetti, degli effetti che tutto ciò ha sulla cultura. Allora, innanzitutto vorrei chiarire cosa intendiamo e cosa vogliamo per cultura, due parole. Non l'aver visto tante cose, il sapere tante cose, per me è cultura, per me naturalmente, è cultura, cioè ciò che è utile alla vita umana, ciò che accresce le possibilità di adattamento dell'uomo all'ambiente e alla sua vita. Quindi è qualcosa di molto profondo e molto complesso, che deve scendere nell'animo, nell'intelligenza, nella operatività dell'essere umano. Quindi partiamo da questo concetto, se no non possiamo nemmeno farci un giudizio, che poi naturalmente ognuno si può fare il suo, sul rapporto fra turismo e cultura, se sia buono, se sia positivo, se sia negativo. Comunque partiamo dal fatto che la cultura secondo me è questa. Dunque, intanto parliamo un attimo sulla questione dei musei, l'ambiente dei musei. Ricordo molto velocemente che il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali è un ministero creato abbastanza recentemente, nel 1974, scorporandolo da quella che era la pubblica istruzione. Quindi noi teniamo di conto il fatto che fino al 1974 i musei, facendo parte del Ministero della Pubblica Istruzione, questo significa che erano considerati parte della istruzione, quindi della formazione, appunto, della cultura delle persone. E questo ministero ha cambiato poi varie volte il suo nome, fino a che nel 2013 è quello che è attualmente, che è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Con questa aggiunta del turismo è chiaro che i beni culturali sono stati inseriti all'interno di quello che si diceva ora, quindi dell'industria del turismo, e quindi hanno cambiato, questo è il punto, hanno cambiato il loro scopo o i loro scopi. Quali erano gli scopi del nostro ministero e dei beni culturali che esso tutelava, di cui si occupava prima del 1974 e sicuramente comunque prima del 2013? Gli scopi erano vari naturalmente, ne ricordo due importanti che stanno venendo completamente meno. Il primo scopo è quello formativo e didattico. Che non è che sia venuto del tutto meno attualmente, è ovvio, se uno dice ma nei musei si fa la didattica, eccetera. Sì, senz'altro, però questo scopo decade immediatamente appena compare in opposizione ad esso lo scopo, appunto, che è diventato l'unico in realtà, comunque quello sempre prevalente, di fare cassa. L'altro scopo che purtroppo viene meno in continuazione, anche se poi a parole si dice tutto il contrario naturalmente, è anche lo scopo protettivo e conservativo. Lo si è visto quest'estate con quell'episodio un pochino veramente tra il tragico e il ridicolo di quando agli Uffizi è mancata l'aria condizionata, perché dice
è questa siccità. Sì, ho capito, ma che c'era la siccità si vedeva, si sapeva, e che il livello dell'acqua dei contenitori e delle riserve calava si vedeva, si sapeva. Quindi voglio dire, e poi comunque credetemi, perché insomma su questo appunto una certa esperienza ce l'ho, io vi assicuro, che posso essere più precisa in altri contesti, che il mantenere un ambiente adatto alla conservazione delle opere d'arte con questi livelli di frequentazione dei musei principali di Firenze è impossibile, materialmente impossibile. Ripeto, sono disposta a dare spiegazioni più dettagliate, ma credetemi, per ora solo così. Dunque, questo comporta anche una necessità, tutto questo, cioè la presenza dei musei è fondamentale per il discorso appunto dello sfruttamento economico, ed è fondamentale portare nei musei più opere d'arte possibile. Perché? Perché i musei sono come una specie di imbuto attraverso il quale tanti turisti possono essere fatti passare e possono essere ripuliti non solo dalla polvere che fa male alle opere, ma da più quattrini possibile. Perché sono tanti, è una massa che è concentrata nei musei e che può spendere. Intanto deve spendere per il biglietto tantissimo. Si dice rispetto agli altri musei degli altri paesi del mondo non è tantissimo, ma non importa, perché questo è un fenomeno mondiale, come giustamente si diceva, no? No, quindi benissimo. E poi i vari gadget, eccetera, eccetera. Quindi è proprio una macchina in cui si fa entrare il flusso turistico e lo si pelluzzica ben bene dei quattrini con molta più velocità. Sì, esatto, si schiuma con molta più facilità che quando i turisti sono sparsi per la città. Allora, per fare questo, per esempio, ultimamente si è fatta una quantità di copie di opere d'arte molto importanti. Guarda caso stanno meglio, stanno peggio sempre le opere d'arte importanti, devono essere portate all'interno. E quindi non so, la Giuditta Oloferne di Donatello, questa è una perdita enorme, enorme per la cultura, come la intendo io, per la cultura diffusa. Cioè la gente passa di lì e non vede più originale, vede una copia. Pensa che sia la stessa, non è la stessa. Si abitua a non avere più l'occhio sensibile. Quindi si impoverisce moltissimo il senso culturale delle persone. Ci sono stati vari piccoli segni di questo cambiamento, ne rammento alcuni. Uno è stato che recentemente, come al solito queste cose, ma un po' tutte le cose della vita fanno anche sempre un po' ridere, più sono tragiche più ci hanno fatto loro, è stato presentato quello che un tempo si chiamava logo coordinato delle gallerie e degli uffizi. È stato presentato parlando di brand. Allora si cambia il nome, no, questo è un sistema, lei mi insegna. Un sistema per cui le cose cambiano natura cambiando di nome. È una realtà di fatto, no? Cambiano realmente natura. Negli stessi giorni, guarda caso, alla Camera di Commercio si teneva un seminario per insegnare come i musei dovevano imporre di seguire il branding anche per tutta quella che era la loro attività. Quindi non se sembra casuale, può darsi anche sia casuale. Però c'è anche da ricordare che il recente regolamento per il centro UNESCO è stato affidato qui a Firenze all'assessorato allo sviluppo economico, mentre l'assessorato alla cultura è stato semplicemente sentito, anche che poi non si sa che cosa doveva essere sentito e coinvolto, perché l'assessorato alla cultura, e questa è un'altra cosa gravissima, a Firenze non è assessore, come tutti sappiamo bene. Un'altra cosa che circola per la città è il discorso che si dovranno spostare alcune icone, e naturalmente spostare il Davide, sapete bene quanti anni sono che se ne parla, io ho fatto la mia prima gaffa politica, l'ho fatta riguardo allo spostamento del Davide quando c'era Dominici. Allora, quindi tutto questo ci fa pensare che a questo punto i musei non sono più come sono sempre stati dalla loro nascita, finalizzati a sviluppare la cultura e a proteggere le opere d'arte. A questo punto sono un meccanismo, una macchina
macchina per fare soldi. Allora ci dobbiamo anche chiedere, piano, cioè mettiamo un pochino dei limiti, forse non è più il caso di utilizzare questo strumento, cioè forse i musei hanno fatto il loro tempo. Chiediamocelo con più sostanza, diciamo così. Contemporaneamente è stato totalmente abbandonato tutto ciò che non aveva un reddito veloce e facile, cioè il territorio. Il territorio non ha più soldi, non ha più funzionari. Attenzione bene, cosa si intende per territorio? Si intendono tutti quei beni che sono proprietà, che appartengono ai musei, che non sono quei 20 filettini scelti in tutta Italia dalla riforma Franceschini. Questo se ne è parlato abbastanza, ora soprassiderei su questo. Quindi musei anche come il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, non è proprio un museino da poco. Ecco, poi tutto il patrimonio ecclesiastico, tutto il patrimonio di enti, tutto il patrimonio di collezioni private. In Italia sono tantissime, perché voi sapete appunto la ricchezza, come si è sempre detto, del territorio. L'abbandono veramente più completo. Quindi questa scelta fra i privilegiati, che sono i 20 musei, e invece ciò che non serve al guadagno, cioè il territorio, va assolutamente contro a quello che è il nostro modo di concepire la politica. Invece purtroppo è nettamente questa la strada che viene percorsa ora, anche se anche questa cosa, come tutte appunto anche sulle valutazioni, si diceva sulle valutazioni del turismo, potrebbe essere letta all'inverso, e cioè in questo momento il territorio, che non riceve nessuna attenzione da parte del Ministero, a mio parere, stando nella sua nicchia di abbandono, finirà col conservarsi meglio che non i grandi musei che in questo momento vengono devastati dalla riforma Franceschini. Invece forse è come se il territorio, stando lì in quella zona appartata, potesse salvarsi un pochino di più. Altro punto fondamentale, direi l'ultimo, è quello del rapporto con il contemporaneo. Il rapporto con il contemporaneo a Firenze è veramente, questo direi tragico, io personalmente ci trovo poco da ridere, però insomma se mi aiutate io a ridere sono sempre molto disposta. Allora, prima di tutto perché? Questo perché accade così? Perché ponendosi come prospettiva finale quello del guadagno, ci sta qui una gallina dalle uova d'oro che fa parlare di sé in tutto il mondo, che è il Medioevo e il Rinascimento. Ma perché ci si deve andare a bacare il cervello facendo delle cose di arte contemporanea che poco aggiungono, che non attirano turisti? Quindi praticamente io posso dire, questa naturalmente è la mia opinione, se ne può discutere, ma che dopo la stazione di Santa Maria Novella a Firenze qualche cosa che abbia una rilevanza internazionale, che sia veramente contemporaneo, non è stato più costruito. Come tutti sappiamo, a Firenze vengono costruite solo architetture da vorrei ma non posso, cioè architetture che si chiamano moderne, vengono chiamate moderne, ma in realtà sono un po' da salotto buono borghese anni 50-60, non si va al di là di quello. E questo accade anche per l'arredo urbano, naturalmente. Pensiamo quindi le sculture che sono state un po' disseminate in vari punti del centro storico, ma per fortuna anche lì, per fortuna non molto. Di bassissimo livello, l'arredo delle piazze urbane, no? Che viene affidato normalmente a una progettazione random, proprio puntuale, no? E affidato con tutto il rispetto, insomma, agli uffici del comune di Firenze. Ora, Firenze credo che davanti per esempio alla facciata di Lombertista Alberti meritasse che si fosse chiamato ad impegnarsi un artista attuale, contemporaneo magari, però dello stesso livello di Lombertista Alberti, potendolo trovare, diciamo così, ma ce n'è, perché in realtà c'è. Soprattutto quello, quindi cosa succede? Succedono due conseguenze secondo me
problemi gravissimi. Uno, che non si forma un gusto del contemporaneo, un amore per il contemporaneo nei giovani. Se lo devono andare a cercare, si forma lo stesso, ma fuori dal centro storico di Firenze, fuori da Firenze. E su questo sono assolutamente d'accordo sul discorso appunto di Marco Deramo riguardo all'UNESCO. Questo se ne potrebbe parlare a fondo tutto in un'altra occasione, naturalmente. E l'altra cosa è che non vengono, solo si pensa minimamente a creare spazi per gli artisti emergenti, per l'artigianato di qualità, ma creativo, e per appunto gli artisti emergenti, che meriterebbero secondo me molto di più lo spazio di Piazza Signoria che non coloro che l'hanno ultimamente occupata. Ecco, poi avevo un breve tratto sulla cultura dell'isolamento, ma quello ne ha già parlato Ilaria, cioè questo allontanamento, quindi direi, volevo solo ricordare che anche quello fa parte della cultura. Concludendo, nessuno di noi pensa che il turismo sia buono o cattivo di per sé, però naturalmente la quantità e la qualità del turismo e i suoi riverberi, per quello che mi interessa, sulla cultura, che a mio parere questo turismo non è buono. E la mancanza, la perdita della cultura e la distruzione, l'erosione della cultura per me è un fatto fondamentale. Perché appunto si erode la formazione dell'individuo, la capacità dell'individuo di muoversi nel mondo e di riconoscere se stesso. Quindi per me è una perdita molto grave. Poi naturalmente qui ognuno ha le sue opinioni. Grazie.